Una fiamma al giorno, energia del 6 di dicembre. Scegliete la vostra variante, ametista, stella bianca, cristallo di rocca. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 6 di dicembre per tutte le tre varianti. Ah, caspita, qua c'è un'imperatrice che sta cambiando la sua realtà. Quindi se siete veramente, come dire, se siete dei femminili, state cambiando la vostra realtà. Prenderete delle decisioni importanti. Manifesterete nella vostra vita l'equilibrio raggiunto. Se siete dei maschili, chiaramente tutto questo lo state facendo ascoltandovi dentro. Quindi la vostra realtà starà cambiando proprio perché siete in contatto con la vostra energia femminile interiore e ovviamente magari anche esteriore. Allora, qua c'è qualcosa che si libera da delle catene, c'è un nuovo inizio, c'è un dono che si manifesta proprio perché avete curato l'energia interiore. Qua c'è qualche cosa che ci parla proprio di situazioni di luce che si stanno per manifestare, quindi qua veramente state andando incontro a cambi nella vostra vita importantissimi e molto belli. Qua c'è il femminile che sta guidando tutto. Questa carta, questo arcano associato agli altri oracoli, ci parla proprio del femminile che guida dall'alto tutto quanto. Vediamo un po'. Ok, stella bianca. Allora, mi ha sparato questa. Oh, sì. Caspita, qua ci sono tutti i femminili che stanno manifestando i loro desideri nella loro realtà, quindi ci sono dei femminili che stanno integrando l'energia maschile e integrando l'energia maschile chiaramente stanno anche in un certo senso attirando a sé quella che è la controparte. Quindi potrebbe essere o incontri nuovi o ritorni importanti. Qua ci sono i frutti da raccogliere di uno sblocco del cuore. Quindi un femminile che ha in mano esattamente le chiavi del suo mondo e lo sta realizzando. Quindi sta diventando anche magnetica nei confronti della persona che ama. E, insomma, se siete fiamme sappiamo cosa significa. C'è la manifestazione. Quindi siete nell'energia della manifestazione sia nella vostra vita individuale sia nella coppia. Vediamo un po'. Cristallo di rocca. Ok, allora vediamo un po'. L'anima chiama a un'azione, a un'azione d'amore. Vediamo un po', a un'azione d'amore. Chiaramente, attenzione, se siete fiamme, l'azione d'amore va fatta dal maschile, ma questo cosa significa? Che l'anima sta chiamando il vostro maschile a manifestare. Se siete in altri tipi di relazione non c'è, diciamo, problema, nel senso che potrebbe far parte anche proprio del piano animico saper agire. Ecco, nel femminile di fiamma tutto questo avviene solo nella vita individuale, per il resto nella situazione di coppia il maschile che manifesta. Qua c'è proprio il risveglio del leone, qua c'è qualcosa che si apre, si spalanca per voi ed è quello che è, quello che deve essere è, arriva proprio il desiderio d'amore che si manifesta. Se siete dei femminili sappiate che magnetica state attirando un movimento dal vostro maschile. Se siete in altri tipi di relazione potrebbe essere lo stesso tipo di, appunto, qualcuno sta arrivando per voi oppure siete chiamati a manifestare quello che desiderate. Vediamo un po'. Oh, ok, allora mi stanno dicendo attendete ovviamente senza attaccamento, senza ansia, attendete perché l'energia che si sta manifestando è questa, potrebbe non manifestarsi proprio nella giornata di oggi, potrebbe esserci ancora un po' di tempo, ma le cose stanno cambiando completamente e quindi ne vedrete i frutti molto presto.